via 13 giorni e devo dire che sono molto emozionata, perché è un evento irripetibile comunque. Mi hanno detto che saremo 40.000. Uno zaino da fare, una strada, un viaggio, la promessa da rinnovare. Cecilia ha 14 anni e per lei è un giorno importante. Parte per il Jamboree, il raduno mondiale degli scout. Cecilia abita a Buscoldo, frazione di Curtatone, Mantova. Qui, oltre la pianura, c'è ancora la pianura. E poi vado anche in un'isoletta, Brownsea, dove vado a rappresentare la mia nazione, l'Italia. E infatti sarò ambasciatrice in questo senso. Cioè, sarò là e reciterò la mia promessa per tutti gli scout italiani. Un centinaio di chilometri più a nord, a Dro, in Trentino, Marco fa colazione. A 16 anni anche lui ha in mente solo uno zaino, un sacco a pelo e una straordinaria avventura. Ci spieghiamo che alle 7:30 dobbiamo andare. Dobbiamo chiudere lo zainone, che sarà un'impresa. Sei tranquillo oggi? Mica tanto. Sembri tranquillo però. Cecilia e Marco hanno qualcosa in comune. Rinnovare una promessa, diciamo, visto che siamo gli ambasciatori italiani, per l'Italia. Rappresentiamo l'Italia come scout. La promessa è rappresentata come simbolo dal foulard. È un giuramento, perché ogni scout tenga fede a questo giuramento. Perciò il giuramento dice di essere... di stare con gli altri, di amare la natura, di rispettare più che altro la natura, di rispettare gli altri, le cose, gli animali, tutto questo è la promessa. Freddy, ce la facciamo! 20 kg, madonna. Ma dura. L'abbiamo fatta. Non ci credo. Vai. Mettiamo i pezzi sopra adesso. Macchina da carico, ce la facciamo? La camicia azzurra di Cecilia è la divisa della GESCI, la più grande associazione di scout italiani con quasi 180.000 iscritti e di ispirazione cattolica. Dove va? Sulle maglie di Marco e dei suoi amici, invece, c'è la sigla del CNJ, l'associazione pluriconfessionale, 12.000 tra ragazzi, giovani e adulti. Questa è la storia di Cecilia e Marco, del loro viaggio verso l'Inghilterra e di un viaggio ancora più lungo, cominciato 100 anni fa. Sempre avanti esploratori, esploratori, sempre in alto i nostri cuori, tutti gli scout sono fratelli e cantiamo sempre così, Jamboree! Chelmsford, Inghilterra. Il reparto di Marco ha appena finito di montare le tende. Si canta e si cucina, si fa festa e si ricorda che la grande avventura degli scout è cominciata proprio qui. Ooh.
Tutto infatti cominciò nella piccola isola di Brownsea 100 anni fa per la geniale intuizione di un generale britannico, Robert Baden-Powell, passato armi e bagagli dalla guerra alla pace, da eroe di Mafeking in Sudafrica nella guerra con i Boeri a educatore. L'amicizia e la fraternità senza confini, senza barriere etniche, religiose, culturali, crescere nel gioco per diventare cittadini al servizio del proprio paese e cittadini del mondo. Dalla osservazione delle piccole bande di ragazzi di quartiere, Baden-Powell crea il suo metodo, basato sul contrario del militarismo, la fiducia, dai più piccoli ai più grandi. Voglio dire qualche parola a voi genitori. Noi cerchiamo di fare di questi ragazzi e ragazze dei bravi, felici e sani cittadini. Iscrivendo i vostri figli al movimento degli scout e delle guide, aiuterete anche la scuola. Questa fornisce loro delle conoscenze utili a superare gli esami, mentre noi insegniamo loro a formarsi un carattere per affrontare la vita con successo. Grazie a voi tutti. Buona fortuna e speriamo di incontrarci ancora. Cobra! The best in men! Leoni! Cobra mentale! Cobra! Regole sì, rituali di identità sì, di gruppo sì, ma soprattutto dal gioco, dall'avventura, dall'impresa verso la responsabilità. Verso gli altri, verso se stessi, verso il proprio paese, verso Dio. Insomma, lo spirito della cavalleria tra modernità e postmoderno. Il primo movimento giovanile globale della storia.